detto due minuti per l'introduzione. Visto e considerato che siamo ormai alle battute finali di questa campagna politica, anche la componente di Libero Eguali sono venuto qua nella nostra comunità. È un piacere avere qua il già presidente e ministro degli esteri. Torna nella nostra comunità dopo 31 anni. Ho fatto vedere la foto, allora giovanissimo. Abbiamo anche un carro armato. Ernesto non lo sa parte, lasciamolo perdere. Niente, oltre al presidente D'Alema, qui presente Alberto Colucci, nonostante la sua giovane età, sembra già un ragazzo pronto per la carriera politica ad alti livelli. E poi abbiamo messo la professoressa Strazieri Irene. Niente, io rubo solamente due minuti altri per comunicare. Questa sala l'abbiamo attrezzata in pochi giorni perché avevo fatto la richiesta alla saletta del centro sociale che noi abbiamo, però il nostro sindaco sembra che è di proprietà sua, quando specialmente la cerca la controparte. Un'altra cosa, perché l'aveva chiesta il padre di Alberto, che lavorano insieme all'ASL di San Cesare. No, non ci sono problemi. Dopo la richiesta non ci sta nulla a fare. Dice no, qua c'è un sacco di richieste, io non la posso dare, si facciano i comitati, questo e quell'altro. Dato che l'arroganza politica è di sua prima cosa per il nostro sindaco, figlio di Raffaele Fitto. Però diciamo, presidente, diciamo alle ore contate, i giorni contati, perché oltre alla campagna politica noi siamo già pronti per fare quella amministrativa. Dato che in questi anni lui ha seminato vento, noi cerchiamo di ricomparlo con una tempesta o uno tsunami e buttarlo via. Io finito, passo la parola ad Alberto. Tutti, grazie per essere qui, nonostante insomma l'ora tarda e questa campagna elettorale che ci stanno facendo fare con un clima un po' particolare. Freddo, sì, particolare vorrebbe essere. Io sono Alberto Colucci, ho 25 anni e ho fatto questa scelta per un motivo ben preciso, perché sento di dover rappresentare il disagio della mia generazione. Io ho da poco, insomma, vivo il mondo universitario, ho da poco lasciato il mondo scolastico, mi affaccio a quello che è il mondo del lavoro e vedo tanti miei coetanei che sono affranti per quelle che sono le prospettive di lavoro e di vita a medio lungo termine. E maggiormente poi in questi giorni di campagna elettorale, dove stiamo girando i comuni del collegio, mi sto accorgendo che effettivamente il disagio è maggiore di quanto potessi immaginare o di quanto ci vogliono far credere sui giornali o in televisione, dove ci diffondono dei dati ad esempio sull'occupazione che non sono veritieri. Abbiamo una disoccupazione giovanile al 35%, che deve essere uno dei nostri primi punti programmatici. Perché la scelta di Liberi Uguali? Liberi Uguali perché la libertà senza giustizia sociale è una conquista vana. Cioè, non si è liberi, non è libero un uomo che non ha un lavoro, non è libero un uomo che non può mettere davanti ai propri figli un piatto caldo, non è libero un uomo che vive nella disperazione di dover cercare lavoro, di dover vivere un contratto a tempo determinato con scadenza settimanale, mensile o semestrale per i più fortunati. Quindi Liberi Uguali perché per far sì che in questo paese ci sia un effettivo cambio di rotta. Io dico sempre, lo sto dicendo in queste settimane, non sono necessarie grandi promesse, non credete a quello che i vari Berlusconi e Salvini vi stanno dicendo in queste settimane. Pensioni a 1000 euro, abbiamo un debito pubblico che non ci permette nemmeno di uscire di casa per fare la spesa. Io dico sempre, piccoli passi per grandi traguardi, per grandi obiettivi. Cioè, non facciamo,
Potete scommettere che in queste settimane non avete sentito un candidato di Liberi Uguali fare promesse sensazionali, perché quello che vogliamo fare è mettere in campo un nuovo vecchio modo di fare politica, fatto di morale, di competenza e di organizzazione. E quindi dobbiamo porre fine alla stagione delle promesse, delle false promesse, anche perché l'elettorato non ci crede più. Io lo sto toccando con mano in questi giorni, in queste settimane. L'elettorato è molto deluso, ha perso la speranza che effettivamente qualcosa di nuovo possa accadere, e si è rifugiato o nell'astensionismo, che si attesta intorno al 40%, o nel voto di protesta al 5 Stelle. Ma non è questa la soluzione, non è questa la soluzione che vogliamo dare al nostro paese, anche perché abbiamo visto nei comuni e nelle città dove il Movimento 5 Stelle ha amministrato quelle che poi sono state le conseguenze. Quindi noi vogliamo mettere in campo stiamo mettendo in campo in queste settimane un'alternativa seria, concreta, un nuovo modo di fare politica, di fare sinistra, che si occupi di pochi punti programmatici ma concreti. Pensiamo alla scuola, pensiamo al lavoro, all'ambiente, alla tutela della salute. Quando diciamo scuola, dobbiamo guardare alla scuola a 360 gradi, quindi sia per il mondo dei docenti, che ha subito sia quasi 50.000 tagli negli ultimi anni, sia al personale ATA, che ha subito medesimi tagli, sia al mondo degli alunni, degli studenti, che si sono visti invece coinvolti da questa riforma sull'alternanza scuola-lavoro, che non è accettata dagli studenti perché è vista come un'imposizione. Il nostro sistema scolastico è tra i migliori e più invidiati in Europa e nel mondo, e quindi va tutelato. Quelle poche cose buone che ancora abbiamo in questo paese dobbiamo tutelarle e non distruggere, anche perché i nostri laureati, i nostri studenti, terminato il percorso di studi, vengono chiamati dalle altre nazioni, Germania, Inghilterra, proprio perché il nostro sistema universitario o scolastico ci prepara adeguatamente a quello che è poi il mondo del lavoro. Dobbiamo invece impegnarci a dare delle soluzioni a noi ragazzi che, terminati con sacrifici di studi, dobbiamo affacciarci a quello che è il mercato del lavoro, anche perché in questo paese gli investimenti per la scuola, per l'università, si attestano intorno al 4% del prodotto interno lordo, un punto in meno rispetto a quella che invece è la media degli altri paesi europei. Quindi tornare ad investire nel futuro, nell'università, nella ricerca. Il futuro sono le persone, siamo noi che saremo futura classe dirigente, futura classe operaia. Quindi se non investiamo su di noi, sul futuro, su cosa vogliamo investire? E la tutela, poi, dicevo, dell'ambiente e della salute. Cerco di essere sintetico per lasciare la parola agli altri candidati. Il nostro territorio ha bisogno di essere rappresentato. Abbiamo visto quelle che sono state le criticità ambientali di del Salento, penso a Xylella, alla vicenda TAP. In questi anni i politici che dovevano rappresentare il Salento, che dovevano avere questa terra nel cuore, non l'hanno rappresentato, non l'hanno difesa a dovere. Quindi abbiamo bisogno che questa terra venga rappresentata, abbiamo bisogno che questa terra abbia delle risposte concrete. Io sono venuto a conoscenza di criticità che in passato non conoscevo, che riguardano il mondo del lavoro. L'altro giorno ho avuto un confronto con i lavoratori della British American Tobacco, che sono a casa ormai da anni, hanno ricevuto dalla classe politica false promesse di lavoro, hanno rinunciato alla buona uscita con la speranza di poter trovare un nuovo posto di lavoro col medesimo stipendio. Si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano, senza stipendio, con una famiglia, senza un lavoro, con la famiglia a carico, e nella disperazione più totale. Se la sinistra non si fa carico di queste problematiche del territorio salentino e del territorio nazionale, non è sinistra. È per questo motivo che il 4 marzo vi chiediamo il vero voto utile per questa campagna elettorale, quello per Liberi Uguali, perché è un voto che ci permetterà di far ripartire questo paese, ci permetterà di far ripartire la sinistra, la vera sinistra, e non quella sbandierata in questi anni. Per questo motivo il 4 dicembre votiamo e aiutateci. Il 4 marzo aiutateci a... Io continuo a ricordare sempre il 4 dicembre. Il 4 dicembre porta fortuna.
Sono entrato troppo nella parte della campagna referendaria. Comunque, il prossimo 4 marzo aiutateci a votare per Liberi Uguali. Basta soltanto una X sul simbolo per permettere a questo paese di ripartire. Grazie. Senato Irene Strazzeri. Buonasera e grazie. Alberto ha ragione, più procede questa campagna elettorale più si ha la sensazione di assistere, diciamo così, agli slogan delle tifoserie. C'è poco confronto, invece io accanto a lui, accanto al presidente D'Alema, penso sempre che sia utile confrontarsi sulle ragioni per le quali ci presentiamo come una prospettiva differente, come un progetto politico che ha a cuore la ripresa del paese. Io ho deciso oggi di incentrare il mio intervento su alcune questioni che davvero mi fanno vivere una grossa preoccupazione per il futuro e per quello che potrebbe accadere se all'indomani del voto dovessimo davvero ancora una volta ritrovarci con figure che non meritano nessuna fiducia e nessuna credibilità. Penso a Silvio Berlusconi, ancora una volta restauratosi per l'occasione. Io non so con quale coraggio, ma mi fanno tanta paura anche le destre, lo dico sinceramente. Mi fa paura quello che ho sentito dire oggi, cioè dell'iniziativa nella regione del Veneto di negare ai bambini stranieri la possibilità di accedere agli asili. Ecco, non è questo il paese nel quale voglio vivere. E oggi, proprio perché questa informazione mi ha colpito molto, voglio partire dall'immigrazione, utilizzando anche un pochino, diciamo, quella che sono io, cioè una persona che si occupa di scienze sociali ancora prima che essere una candidata, perché ecco il bello di questa campagna elettorale è che a volte, almeno da quando io sono dentro questo progetto politico e ho accettato di candidarmi, a volte mi sembra anche che somiglia ad un'inchiesta, cioè riesce a dare degli approfondimenti importanti su temi che i media trattano in una maniera veramente offensiva. E a proposito di immigrazione, la prima cosa che voglio ribaltare è proprio l'idea dell'invasione. Non c'è un'invasione, in questo paese c'è una presenza di stranieri che diciamo è al di sotto della presenza degli stranieri che vi sono in altri paesi europei, dove già si è realizzata una vera società multiculturale e interculturale. Così come non è possibile pensare di rispondere ad un tema come questo attraverso le logiche dell'espulsione. Ecco, queste due parole, invasione ed espulsione, hanno veramente poco a che vedere con questo tipo di fenomeno, che invece secondo me va inquadrato attraverso l'idea della coesione sociale, della integrazione sociale, e che merita risposte che ci possano avvicinare ad una logica di emersione di quella che è la criminalità che campa sugli ultimi degli ultimi. Che cosa intendo dire? Pensate alla nostra agricoltura. Che cosa sarebbe la nostra agricoltura, quella del sud, senza questo tipo di manodopera? A questi territori i miei colleghi giovani ricercatori, e purtroppo precari, perché portano avanti la ricerca anche in condizioni precarie, hanno dedicato dei libri molto interessanti dove ci parlano di ghetti diffusi. Il nostro territorio è un ghetto, le nostre campagne, laddove vedete materassi intorno a degli alberi o caseggiati adibiti a ospitare degli esseri umani, ecco, quelli sono i nuovi ghetti. Ed è per questo che io rifiuto l'idea dell'espulsione, non tollero la logica dei blocchi navali e le giustificazioni che vengono date al blocco navale che ha fermato migliaia di persone e le ha trattenute in Libia, sapendo bene che ivi subiscono delle terribili torture tali da farmi pensare davvero ai tempi dei desaparecidos, cioè di quelli che poi non riuscivano più ad avere un nome, un cognome, una storia,
una vita e una memoria. Ecco, allora io immagino che quando si parla di criminalità in rapporto alla immigrazione, dobbiamo cercare di combattere questo sinonimo circolando, capendo che loro, gli stranieri, quelli che vengono sfruttati e ridotti in schiavitù, possono diventare i principali collaboratori del nostro Stato nella lotta ai caporali e alla criminalità organizzata, se però ci utilizziamo gli adeguati strumenti legislativi. Io ho lavorato volontariamente all'interno di un centro antitratta, cioè un centro che accoglieva donne vittime di tratta per sfruttamento lavorativo o sessuale, e siamo riusciti a restituire una possibilità a queste donne perché semplicemente ci siamo avvalsi di una normativa esistente, avvalorata dall'Europa, che è l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione o l'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione, che semplicemente ci dicono o dicono a queste persone che se vogliono collaborare con lo Stato italiano denunciando i loro caporali, denunciando i loro detrattori, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che poi può essere convertito in un permesso di lavoro entro un anno di tempo. Quindi dare a queste persone un permesso di soggiorno per motivi umanitari è cosa ben diversa dall'ipocrisia delle leggi sull'immigrazione, che invece pretenderebbero che queste persone arrivino nel nostro paese con un contratto di lavoro, quindi evidentemente devono entrare clandestinamente per poterlo in qualche modo centrale, e che proprio attraverso quella condizione di clandestinità continuano a regalare introiti a queste mafie che ormai hanno il controllo sull'agricoltura del nostro territorio. Ecco, io invece queste persone, queste donne, perché in particolare sono stata a fianco alle donne, le immagino come alleate della nostra nazione in una guerra alla criminalità organizzata, in una guerra contro la condizione schiavistica e paraschiavistica in cui stanno precipitando gli stranieri nel nostro paese. L'altra questione che mi ha convinto attaccare, no, questo mondo ormai disincantato, che è quello della politica, per poterla riconquistare con una funzione utile, è come vengono inquadrati i diritti delle persone all'interno del progetto di Liberi e Uguali. Si tratta intanto di pensare che, appunto, i diritti, avendo a che fare con le persone, hanno a che fare con la materia vivente. Uno scrittore che amo molto, ecco, parla di nuda vita quando si riferisce alle persone, e quando vede e descrive persone a cui vengono negati i diritti. I diritti che ho in mente e che mi stanno a cuore sono quelli del lavoro, in prima battuta, perché, come dice appunto, come ha già detto Alberto, la nostra generazione è in una sofferenza terribile. Io dico sempre che oltre all'ingiustizia del precariato, i giovani poi devono anche, tra virgolette, resistere alla tentazione di andare verso il mercato del lavoro nero, e francamente sono talmente fragili e poco sostenuti dalle istituzioni che è difficile che riescano a rifiutare un lavoro in cui vengono pagati a nero. Un tempo era la generazione di 1.000 euro, adesso è la generazione di 300 euro, adesso è la generazione di vabbè, intanto vai, fai esperienza, poi vediamo, forse ti do qualche rimborso. Quindi i diritti delle persone, intanto come persone in quanto lavoratori e lavoratrici. Ecco, il tema dei diritti delle donne mi sta profondamente a cuore, perché non è possibile che una forza del cambiamento non tenga presente anche di questa grande rivoluzione che si è compiuta. Le donne non sono soggette deboli, questuanti da tutelare o a cui riservare una quota. Le donne ormai esprimono competenze, esprimono protagonismo, esprimono eccellenza. Non è possibile in questo paese che si accetti la disparità salariale, così come non è possibile che una donna che lavori, che lavora e che si sta anche laureando, come è capitato nella mia università a Foggia, venga accoltellata da un marito disoccupato. Guardate, i tempi sono cambiati, noi abbiamo bisogno di una normativa adeguata al fatto che le donne sono all'altezza dei cambiamenti e delle sfide. Quindi un piano strategico per l'occupazione femminile, una più importante rappresentanza delle donne, probabilmente molte avrebbero più coraggio nel denunciare se vedessero più donne
nei luoghi in cui si decide, se si riconoscessero in una classe dirigente che per una volta non le rappresenti come deboli, ma le rappresenti come persone forti, come risorse, come grande, grande strumento di cambiamento nel nostro paese. E poi voglio parlare del diritto alla salute, un diritto che ormai in Italia è gravemente compromesso e che praticamente è determinato dal reddito. Sono 12 milioni gli italiani che non accedono più alle cure e in questo paese si paga ancora una tassa sulla malattia. Ecco, di fronte a tutto questo, ad una riproposizione del tema dei diritti che si fa programma dentro Liberi Uguali e che si fa programma fattibile, per esempio il diritto allo studio, che è un tema fortissimo del nostro programma e che prevede, diciamo così, una tassazione universitaria capace davvero di includere chi ha rinunciato ormai ad avere un'istruzione di tipo universitario, e anche il rifinanziamento delle borse di studio e anche la stabilizzazione dei ricercatori. Guardate, per chi vive nel mondo della ricerca come me, è bruttissimo scomparire da un progetto di ricerca mentre si sta lavorando perché ti è scaduto il contratto. Questo ovviamente danneggia la persona, ma danneggia anche la ricerca, perché è solo quella persona che è arrivata a certi risultati e può proseguire. Quindi il tema, diciamo così, dell'inclusione sociale, il tema dei diritti della persona e, in ultimo, voglio aggiungere il tema della rappresentanza, che poi è sciolto non solo nel nome di questo progetto politico Liberi e Uguali, ma è anche raccontato nello slogan del presidente Grasso, no? Per i molti e non per i pochi. Questo significa che noi siamo pochi, ma siamo come voi, siamo molti in realtà. Quindi bisogna avere davvero coraggio questa volta, tornare a votare e riconquistare la politica, riaprire l'opportunità di vivere in un paese accogliente, tornare a sentire che in questo paese la parola diritto è una parola che conta e soprattutto immaginare che quella croce sul simbolo avrà poi una risposta nel futuro e anche dopo il 4 marzo. Buonasera, grazie. E voglio dire innanzitutto che per me è un grande piacere poter partecipare a questa campagna elettorale, tornando ad un impegno diretto, personale, in una campagna elettorale dopo qualche anno, dopo aver lasciato Parlamento. E devo dire che avete trascorso un periodo lieto della mia vita, no? Ma avendo accettato l'invito a tornare ad un impegno diretto, sia per sostenere un progetto politico nuovo, importante, con tutte le difficoltà di una campagna elettorale in cui si presenta un simbolo, un nome nuovo, ma anche con la passione, con lo stimolo di volere rimettere in campo la sinistra, fare rivivere la sinistra in questo paese, allo scopo di ricostruire un centro-sinistra che possa vincere. E il centro-sinistra, per vincere, deve ritrovare il suo popolo, altrimenti non vincerà mai più. E sono lieto, dicevo, di fare questa campagna elettorale accanto a donne, a giovani che rappresentano un'avanguardia del Salento, sono fortemente legati a questo territorio, che lo rappresentano con passione, con competenza. Io sono il decano di questa lista, quindi finalmente mi trovo ad essere il più vecchio, porto il contributo di un'esperienza politica, di una lunga militanza della sinistra italiana e di una non esaurita voglia di combattere per gli ideali e i valori in cui ho creduto in tutta la mia vita. Vedete, noi non sappiamo, questa campagna elettorale è carica di incertezze,
Quello che possiamo prevedere è che dopo il 4 di marzo non ci sarà una maggioranza in grado di governare il paese. Nessuna delle coalizioni, delle forze che si presentano è in grado di raccogliere un consenso adeguato. Quello che si può ragionevolmente vedere è che chi ha governato il paese in questi anni e ha tradito le attese della maggioranza degli italiani difficilmente sarà premiato. Vado in giro, non trovo folle pronte a votare per Matteo Renzi, trovo piuttosto una spinta che va o verso la destra o verso 5 Stelle. Ma proprio per evitare che la delusione, il malcontento degli italiani si sfoghi in una direzione sbagliata, ci riporti indietro verso la riesumazione di un Berlusconi che questa volta si ripresenta in campo scortato dallo squadrismo della Lega Nord. Vedete, i giornali hanno soffocato rapidamente quello che è accaduto a Macerata. E pochissimi italiani hanno realizzato che quel signore che sparava dall'automobile contro le persone che avevano la pelle di un altro colore non era un cittadino qualsiasi, era un candidato alle elezioni della Lega Nord. Era portatore di una carica di odio razzista che rischia di inquinare la vita politica e la società italiana. Questa destra, il cui volto più rassicurante è, ahimè, il volto della mummia di Berlusconi, è una destra che non serve al paese. E con diverso spirito, perché non metto tutti sullo stesso piano, ma con un'eguale percezione negativa, io dico la risposta non sta neppure dalla parte del confuso movimento selezionato dalla piattaforma Rousseau e dalla società informatica di Davide Casalino. Io ho dei dubbi che si formi così una classe dirigente. Un movimento politico che aspira a governare il paese e ha già espulso dal suo seno 12 candidati. Prima ancora di cominciare. O perché massoni, o perché non hanno versato le quote. Cioè, le persone votano un simbolo, con furore ideologico, con rabbia, ma non sanno chi eleggono, sostanzialmente. Non sanno che cosa rappresentano queste persone. Sono persone senza storia. Possono essere capitate lì per caso, possono andare a finire da qualsiasi parte. Già si dice che Berlusconi, se non avrà la maggioranza, pescherà lì i deputati che gli servono, diciamo. Quindi noi possiamo mandare in Parlamento con l'idea di governare il paese una forza politica che nasce in questo modo, che non ha una cultura politica, che non ha un'idea del futuro del paese, che non seleziona la sua classe dirigente. Io sono preoccupato per l'avvenire dell'Italia. E penso che è compito nostro raccogliere il sentimento diffuso delle persone che vogliono cambiare, che sono scontente, che sono arrabbiate, e dire loro che c'è una proposta nuova che vuole cambiare il paese e che lo vuole fare sulla base dei valori che sono propri della sinistra democratica. Innanzitutto l'idea che il lavoro è il fondamento della cittadinanza, il diritto al lavoro. In questa provincia ci sono 180.000 disoccupati. Questa è la più grande sfida. I giovani, certamente, diceva Alberto, i giovani disoccupati sono la prima preoccupazione, ma anche, voglio dirlo, quelle persone che a 50 anni perdono il lavoro e vivono di cassa integrazione e hanno i figli a scuola e hanno il peso di una famiglia. E questa è la prima grande sfida. Non si crea lavoro cancellando i diritti dei lavoratori,
si crea lavoro, si crea lavoro investendo con un senso di sicurezza, e nel Mezzogiorno più che mai è necessario un grande programma di investimenti dello Stato, le infrastrutture che mancano, la scuola, l'università che hanno bisogno di forti investimenti pubblici, il sistema sanitario che scricchiola, dove è necessario assumere medici, personale paramedico, le grandi infrastrutture, quelle tradizionali e quelle moderne, la banda larga, cioè strumenti che poi generano nuova imprenditoria, il sostegno a imprese che spesso nascono dall'intelligenza, dall'intraprendenza dei salentini, ma che faticano a trovare il credito, a poter portare i loro prodotti sui mercati nazionali, o se sono imprese turistiche soffrono della distanza del Salento dai grandi flussi del turismo e dalle grandi vie di comunicazione. Allora qui è l'azione dello Stato che deve intervenire per sostenere lo sviluppo, per offrire un'opportunità a questa terra. In questi anni è stata debole, è stata, pensate, il Mezzogiorno d'Italia assorbe oggi meno del 30% degli investimenti pubblici, pure vivendo qui il 34% della popolazione. Eppure, essendo chiaro che essendoci qui più povertà, più disoccupazione, meno sviluppo, qui al contrario si dovrebbe investire una quota assai più rilevante delle risorse dello Stato. Ma non si parla nemmeno più del Mezzogiorno. Da 10 anni questo tema è scomparso dall'agenda politica italiana. Si parla della questione del Nord. E il dominio del Nord è talmente forte che ci sono persino dei salentini che aprono le sedi della Lega Nord, e che ha tolto Nord dal simbolo, ma non l'ha tolto dal suo cuore né dalla sua classe dirigente, diciamo. Allora io credo che noi dobbiamo riportare nella vita politica italiana con forza, con dignità, con orgoglio, una classe dirigente meridionale che faccia pesare il Mezzogiorno, che faccia pesare il Salento. Ed è questo, io credo, il compito che noi ci prefiggiamo in questa campagna elettorale. Questo è una delle ragioni anche del mio impegno. L'altra, l'ho detto, fare ridire la sinistra, ridarle forza e una prospettiva per tornare ad avere un centro-sinistra forte nel paese, perché il centro-sinistra senza la sinistra si riduce all'onorevole Casini, ma l'altro tema è il Salento e il Mezzogiorno. Io ho speso una mia vita politica, diciamo, di rappresentante dei cittadini come rappresentante di questa terra, ho avuto molto in termini di consenso, di sostegno, voglio restituire quello che posso, anche contribuendo alla crescita di una nuova classe dirigente. Tra questi indico le persone che sono candidate con me e altre che vivono nelle istituzioni, nei comuni, una classe dirigente combattiva, però, orgogliosa, coerente nelle sue idee, che si contrappone alla subalternità e al trasformismo che vedono crescere, diciamo, a quelli che concepiscono la politica come la ricerca di un posto, a prescindere dal partito in cui lo si trova. Noi abbiamo bisogno di ragazze, donne, uomini, ragazzi con la schiena diritta, con convinzioni forti, con l'orgoglio delle idee e dei valori di cui sono portatori, capaci di fare la voce grossa nella politica italiana. Noi abbiamo visto i parlamentari del Salento insorgere di fronte al decreto della TAP, di fronte all'assenza del governo in una risposta forte al dramma della Xylella, o quando si discutevano le leggi finanziarie dove venivano cancellati
i fondi verso il Mezzogiorno. Qualche anno fa con la destra al governo e la Lega Nord al governo, quella di Salvini, saccheggiarono i fondi per il Mezzogiorno per pagare le multe degli allevatori, le quote latte, un atto simbolico. E anche allora tanta parte della rappresentanza di questa terra non seppe ribellarsi a queste scelte. Allora c'è bisogno di una voce forte del Salento e del Mezzogiorno nelle istituzioni. E questo messaggio, se mi consentite, io ho finito, è un messaggio che non è rivolto soltanto ai militanti della sinistra, è rivolto a tutti i cittadini. Ed è quello che noi proponiamo, diciamo. Io penso di poter essere garante di questo, nel senso di essere una persona che può portare nel confronto politico italiano con una certa forza le ragioni di questa terra. E quello che vi chiedo in queste giornate che ci attendono è un aiuto, un sostegno, un impegno di ciascuno di voi. Vedete, la campagna elettorale è difficile, ma è una campagna elettorale nella quale, a differenza di altre campagne elettorali, una gran parte dell'elettorato, una parte grande ancora, è incerta, non sa per chi votare, non sa se votare. In altre epoche noi abbiamo vissuto campagne elettorali in cui le persone andavano a votare per il loro partito, si poteva spostare qualcuno, ma in definitiva gli spostamenti erano marginali. Qui siamo in una campagna elettorale in un paese profondamente smarrito, in cui il senso di appartenenza ai partiti si è profondamente logorato. Sulla scheda troverete una decina di simboli totalmente nuovi. Questo significa che in questo clima è fondamentale il rapporto tra le persone, la capacità di ciascuno di noi. Certo, noi dobbiamo fare la nostra parte, ciascuno con le sue forze, loro fortunatamente hanno più di me, ma è evidente che quello che possiamo fare noi è una piccola parte. Se invece ci sarà da parte vostra un impegno, questo moltiplicherà le forze in campo. In fondo non è un sacrificio enorme che vi chiediamo, è l'impegno di 10 giorni, di parlare con le persone che conoscete, con gli amici, sui luoghi di lavoro, nei caffè, andando a fare la spesa la mattina, insomma, è di aggiungere nella vostra giornata, diciamo, l'impegno di sentire, convincere, parlare. Io credo che si può ancora scrivere insieme il risultato delle elezioni del 4 di marzo. Non è scritto. Nessuno è in grado di prevederlo con serietà, anche perché la scheda elettorale sarà una sfida per tutti i cittadini. Una selva di simboli, di nomi, una legge elettorale nuova che, a differenza di tutte le leggi elettorali che i cittadini conoscono, non consente il voto disgiunto. Quando andate a eleggere il sindaco potete votare per un partito, per il sindaco anche il candidato di un altro partito se ritenete di avere fiducia, e così anche le elezioni regionali. In questo caso questo tipo di voto sarà cancellato e si prevede che qualcosa come il 4-5% dei voti saranno nulli. Pensate come un fatto di questa legge elettorale è un'infamia contro gli italiani, diciamo. Io vi prego di ricordare i nomi degli autori, che sono Berlusconi, Renzi e Salvini, il trio, diciamo, di quelli che non bisogna votare, diciamo, intanto per cominciare. Ma pensate come può incidere sul risultato una quota di errori così significativo, così come nessuno sa se il cittadino che si troverà di fronte alla scheda si orienterà a votare per il nome del candidato o per il simbolo di partito. E quindi è difficilmente prevedibile l'esito di un confronto elettorale di questo tipo. Ed è fondamentale impegnare tutte le donne e gli uomini
che vogliono darci una mano, a parlare con i cittadini, a portare i facsimili, a dire si vota così. E se uno vuole votare proprio per Berlusconi si può spiegare sbagliato, non è obbligato a spiegargli giusto, però a fare in modo che i nostri voti non vadano perduti. Ecco, noi veramente siamo una forza giovane, anche se diciamo io sono meno di loro, siamo una forza giovane, anche se siamo una forza che ha radici nella storia del paese, ovviamente, perché ci colleghiamo alla storia della sinistra. Siamo una forza che ha pochi mezzi, che non dispone di televisioni, di giornali e che quindi ha particolarmente bisogno del sostegno dei cittadini. E però nello stesso tempo, all'indomani delle elezioni, la nostra forza indicherà la possibilità di un futuro diverso, la possibilità di un rinnovato centrosinistra, la possibilità di una prospettiva per il Paese, e la nostra forza sarà determinante nel Parlamento per imprimere un nuovo corso politico che abbia come priorità i grandi temi del lavoro, del mezzogiorno, dei diritti dei cittadini di cui abbiamo parlato questa sera insieme. Allora costruiamolo insieme questo risultato e insieme poi lavoreremo per il futuro del Salento. Insieme vuol dire gli eletti, con i cittadini, con i sindacati, con le associazioni, con gli amministratori locali, in una collaborazione di lavoro. Noi non siamo soltanto i candidati del giorno prima, siamo pronti ad essere i parlamentari al servizio del territorio anche del giorno dopo, perché questa è la nostra storia e direi la nostra carta d'identità. Ma oggi si deve saldare un patto di collaborazione che ci consenta in queste giornate che restano di ottenere un risultato importante e soprattutto di fare venire dal Mezzogiorno un voto di cambiamento. Io penso che questa provincia potrà avere uno dei risultati più significativi per Idee Uguali, sarebbe motivo di orgoglio per tutti noi, non soltanto per i candidati. E sarebbe un ottimo punto di partenza per costruire insieme il futuro. Grazie.